Ok, adesso ultimo intervento con grande energia, abbiamo Alessandra Pace del GDL che per i non addetti ai lavori, il gruppo di lavoro comunicazione, sociologia e comunicazione del movimento Zeitgeist. Io senza ulteriori indugi passo subito la parola, visto che siamo strettissimi coi tempi, alle 7 dobbiamo sbaraccare tutto quanto. Alessandra Pace! Ci siamo, eh? Adesso facciamo una corsa veloce tra sociologia e comunicazione. Ok, allora mi chiamo Alessandra, sono qui per presentarvi il gruppo di lavoro di sociologia e comunicazione, è un gruppo che lavora all'interno del movimento. La presentazione andrà ad interessare quattro aree principali che sono appunto la comunicazione, quindi daremo alcune definizioni di che cos'è e di perché è veramente importante per noi. La seconda parte riguarderà la sociologia, quindi anche qui andremo a trattare un po' la sociologia in quanto scienza sociale. La terza parte riguarderà il progetto che il gruppo di lavoro ha portato avanti, che è appunto il questionario. E poi l'ultima parte sarà un pochino più dedicata alle persone che magari fanno parte del movimento, azione del movimento, quando. Allora, iniziamo a parlare proprio di comunicazione. Allora, come molti di voi sapranno, quasi tutti, la parola comunicazione è una parola che ha delle origini molto antiche. In particolare deriva dal latino comunicare. È importante perché mettere in comune significa esprimere una partecipazione, quindi è insito nel senso della parola un concetto di condivisione. Ma andiamo ancora più indietro nel tempo. In realtà l'origine della parola è greca, è una parola che significa coinonia. Quindi, comunità, concetto di leggetevelo, bravi. E quindi, un senso comune già insito nella parola. E oggi, qual è la situazione in cui ci troviamo? Oggi siamo nella società della comunicazione. Quindi, la comunicazione investe ogni aspetto della nostra vita. Internet, la radio, la televisione, giornali. Siamo bombardati costantemente dalla comunicazione. La comunicazione è anche un bisogno umano. È un bisogno umano elementare perché crea solidarietà. Questo è un aspetto molto importante della comunicazione perché solo grazie alla comunicazione possiamo esprimere i nostri sentimenti. Comunicazione verbale, comunicazione paraverbale, è questo che ci permette di dire quello che sentiamo agli altri. Inoltre la comunicazione permette di esprimere la nostra necessità di relazione e il bisogno di essere amati. Inutile dirlo, siamo animali sociali, abbiamo bisogno degli altri e la comunicazione permetterà proprio questo. L'altra cosa che crea è l'umanità, perché non esistono aggregazioni o non esistono società se non c'è un linguaggio condiviso. Per questo possiamo dire che la comunicazione è anche un fatto sociale. Quindi è il nostro ambiente, è l'ambiente che sentiamo da quando siamo nati e anche prima, già nella pancia della mamma. Quindi la comunicazione è socializzazione, è una rete nella quale la nostra vita si sviluppa. Detto questo, dobbiamo sempre ricordarci che tutto quello che diciamo è un'arma strategica e nella storia la comunicazione è stata usata nel bene e nel male. Quindi già nella storia antica abbiamo esempi di comunicazione positiva ed esempi di comunicazione negativa, che poi si ripetono nella storia moderna. Bene, ora vorrei darvi qualche cenno velocissimo di sociologia, proprio perché è di sociologia che si occupa il nostro gruppo. Quindi la domanda che vi faccio è: provate a pensare per un attimo che cos'è la società. Quale definizione potremmo dare di società? Quindi il concetto di società è un concetto che ha interessato filosofi, antropologi, sociologi nel corso del tempo. Io ho scelto le considerazioni di un noto sociologo americano che si chiama Berger. Berger dice che la realtà può essere oggettiva, quindi è per tutti un vissuto oggettivo che io sono davanti a voi e sto parlando in un microfono. Questa è la realtà oggettiva, è il bambino, sempre realtà oggettiva.
realtà soggettiva è il prodotto di un'interazione sociale tra me e un'istituzione, più o meno sociale. Quello che io sento mentre sto parlando a voi riguarda soltanto me. Esiste, ma è una realtà soggettiva. La società, possiamo dire, è quindi l'esperienza che facciamo di altre persone intorno a noi dal momento in cui vediamo la luce e ci accompagna per tutta la vita. Questa è una definizione della sociologia classica tratta da un testo molto importante che si chiama La realtà come costruzione sociale. Quindi la nostra biografia, la storia della nostra vita è proprio la storia della nostra esperienza all'interno della società. Quindi, cos'è la sociologia di fatto? Anche qui definizioni molteplici. Quella che volevo un po' leggere con voi è la prima definizione di sociologia della storia, che arriva un pochino da Comte. Allora, Comte fa una cosa molto importante perché ufficializza le scienze sociali in quanto scienze e getta una base comune tra la sociologia e tutte le altre scienze. Quindi tutte le scienze hanno alla base una struttura complessa di logica e metodo. Cercano di svelare leggi universali che governano i fenomeni a cui sono interessate. Quindi questa definizione che si può applicare in generale alle scienze vale anche per le scienze sociali. Ci tengo molto a darvi questo concetto proprio perché molto spesso quando parla di sociologia si parla un po' della scienza del niente. In realtà la sociologia è una scienza a tutti gli effetti. Quindi, tornando un po' alla nostra definizione, voglio citare un altro sociologo molto importante che si chiama Giddens, che ha scritto Sociologia, temi e problemi, che è un altro saggio molto conosciuto. Sostiene che la sociologia non è lo studio semplice di gruppi umani, perché altrimenti andremo a parlare di antropologia, bensì dobbiamo collocare la sua nascita dopo due grandi eventi, che sono la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. Perché dobbiamo parlare di questi eventi? La rivoluzione industriale è il momento in cui per la prima volta nella storia le persone si aggregano in siti urbani, quindi in città, come le città in cui viviamo noi oggi. Il secondo dato è la rivoluzione francese. Perché viene scelto questo momento storico? La rivoluzione francese è il momento in cui per la prima volta nella storia viene ribaltato un ordine sociale per dei motivi laici, che sono la libertà e l'uguaglianza. Questo dovrebbe essere un monito al parallelo odierno, quindi se ce l'hanno fatta allora ce la possiamo fare anche noi oggi. Quindi l'oggetto della sociologia è lo studio delle istituzioni, delle società industrializzate e di come queste si sono trasformate nel tempo. Detto questo, arriviamo un po' a una parte un po' meno teorica, ma alla presentazione del progetto a cui il gruppo di lavoro ha dedicato molto tempo in questi mesi. Abbiamo redatto un questionario partendo da una base di ricerca. Noi abbiamo scelto la ricerca quantitativa. Ovviamente tra il concetto di qualitativo e quantitativo tantissime sono le differenze proposte. Io ne ho scelta una che è molto sociologica, quindi magari più vicino alla sociologia rispetto alla statistica, che è la distinzione di Reichbach. Quindi l'approccio qualitativo è giustificazionista, cioè serve per mettere alla prova un dato. Il quantitativo invece è della scoperta, cioè mira a dimostrare un concetto nuovo. Allora, il questionario che abbiamo preparato, penso che l'avete visto tutti nella vostra cartellina, vuole indagare quattro aree tematiche, che sono politica, economia, lavoro, tecnologia, volontariato ed attivismo. Questo è il questionario, come l'avete visto. Per questioni di tempo mi sarebbe piaciuto leggerlo con voi, ma purtroppo il tempo stringe, quindi sono sicura che l'avete già visto. Ci tenevo a dirvi un pochino cosa è emerso finora, quindi dal lavoro di somministrazione che abbiamo fatto, quali sono i dati emersi. Ripeto che sono dei dati per un'analisi proprio di primo impatto, anche perché la raccolta dei dati è ancora relativamente, dal punto di vista numerico, poco significativa. Allora, abbiamo somministrato il questionario a 258 persone.
in egual misura sono stati somministrati via cartacea, quindi come voi oggi, oppure online. Abbiamo preso i dati e li abbiamo aggregati, cioè raccolti, messi insieme, dividendo le persone in due gruppi. Persone che conoscono già il movimento Zeitgeist, ne hanno sentito parlare, e persone che non lo conoscono per niente. Questi sono i primi dati che abbiamo raccolto. Quindi, tra coloro che non conoscono il movimento, la competizione è considerata positiva, in quanto porta dei risultati efficienti. Quindi, per moltissime persone che non conoscono il movimento Zeitgeist, vivere in un sistema di carattere competitivo è un dato positivo. Questo ci deve far riflettere, dal punto di vista sociologico, proprio sul fatto che siamo talmente inseriti in un sistema che ci ha spinto a credere che la competitività sia un dato positivo, che le persone non se ne rendono conto quanto in realtà un sistema collaborativo o con le tecnologie libere, come abbiamo visto oggi, sarebbe sicuramente più produttivo. Il secondo dato che è emerso è che la maggior parte delle persone che hanno compilato il questionario e che non conoscono il movimento si ritengono soddisfatte del loro lavoro, di quanto guadagnano e del sistema sanitario. Quindi questi dati ci devono far riflettere magari sul fatto che incontriamo spesso delle difficoltà rispetto al cambiamento, delle resistenze. Perché? Perché se sto bene con quello che ho, non vedo perché dovrei cambiarlo. Il terzo dato che è emerso è giustificazione maggiore all'uso della forza militare anche ai fini di pace. Quindi chi non conosce il movimento ritiene che le missioni di pace siano un fatto positivo. Anche qui questo ci fa un pochino riflettere sul fatto che tante volte abbiamo parlato di empatia, di quanto questo sia importante. Forse il sistema ci porta ad abbassare il nostro livello di empatia verso gli altri. Queste sono le prime considerazioni che abbiamo fatto. Poi chiaramente per noi è molto importante il lavoro del questionario, perché la somministrazione deve avvenire su scala nazionale. Più persone lo compileranno, più i dati saranno oggettivi. Quindi invito tutti voi a compilare il questionario che avete trovato nella cartellina, e se non l'avete già fatto di consegnarlo prima di andare via al banco dell'uscita. Chi non avesse tempo può compilarlo online, è disponibile su un page del nostro sito, che è zeitgeistitalia.org. Anzi, invito tutti voi veramente a far conoscere il questionario e a farlo compilare a più persone possibili. L'ultima parte di cui volevo parlarvi riguarda proprio l'azione. Questa è una parte molto importante, ne hanno parlato molto i relatori oggi. Mi piacerebbe chiudere il mio intervento, che è anche l'ultimo, ribadendo ancora una volta il concetto di azione. Perché abbiamo parlato di comunicazione. Tutto quello che facciamo è comunicazione. Posso usare la comunicazione come arma positiva o come arma negativa. La scelta è nostra. Ma è importante passare all'azione. Volevo leggere con voi una slide. Il fatto è che è tempo di smetterla di sperare e parlare a vanvera dei nostri supposti ideali umanistici e tirarsi su le maniche per fare qualcosa per realizzarli. Brava! Ci sono innumerevoli opinioni scientifiche su chi siamo e da dove veniamo, ma la cosa più importante è che esistiamo nel qui ed ora. Dobbiamo comprendere che su questo pianeta la responsabilità è solo nostra e spetta a noi cambiare il mondo in meglio. Mi rivolgo agli attivisti in questo momento, o chi fa parte del movimento. Sapete da quale saggio arrivano queste parole? La guida dell'attivista. Tutti ce l'abbiamo, tutti la conosciamo, quindi veramente vi invito a riflettere e a chiederci tutti i giorni cosa stiamo facendo per far conoscere le cose che sappiamo alle altre persone, ma tutti i giorni. I mezzi a nostra disposizione per comunicare sono tantissimi. C'è internet, ci sono le mail, c'è Facebook, c'è il volantino, c'è parlare con i vostri amici, c'è guardarli, raccontargli del movimento, parlare con le persone, fare simposi, organizzare attività. Queste sono le cose che dobbiamo fare, cioè noi dobbiamo agire adesso, anche perché riflettendo sulla terminologia di Zeitgeist, Zeitgeist significa spirito del tempo, l'abbiamo sempre tradotto così.
In realtà Zeitgeist significa qui e ora, significa adesso, quindi è adesso che dobbiamo passare all'azione, in questo momento. Volevo chiudervi dicendo, immaginatevi questa slide senza persone. Questo è quello che succede. Utilizziamo i mezzi di comunicazione per parlare con le persone e trasmettere il messaggio in modo efficace a più persone possibili. Questo è veramente il momento di passare all'azione. Vi ringrazio.